Siamo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dell'Assunta e qui, nonostante un importante intervento avvenuto negli anni 60 del Novecento, sono ancora riconoscibili alcuni elementi riconducibili alla famiglia di Capra. Della chiesa non abbiamo elementi storici relativi alla fondazione, però elementi architettonici presenti ancora adesso, come l'elegante portale tardoromanico in facciata, il rosone o la bellissima crociera costolonata della cappella laterale e elementi che sono inseriti, frammenti dell'antica chiesa che sono inseriti in una parete a fianco all'altare, fanno intuire, ipotizzare che un importante fase di costruzione sia da far risalire alla fine del XIII secolo e all'inizio del XIV secolo. Sull'arco a tutto sesto che si trova nella navata centrale e che distingue la zona presbiteriale sono presenti gli stemmi di due famiglie che hanno lasciato un segno importante non solo nella chiesa ma nella storia di Riccia. Lo stemma di Bartolomeo III diviso con quello della moglie Aurelia Orsini e lo stemma della famiglia Sedati. Se alla famiglia Sedati sono riconducibili elementi e opere riferibili cronologicamente al Cinquecento, alla famiglia De Capua e in particolare a Bartolomeo III invece fa capo e fa riferimento una delle opere più importanti e più affascinanti presenti e conservate all'interno della chiesa. Si tratta del dipinto su tavola raffigurante la Dormitio Virginis, opera riferibile alla scuola napoletana e databile alla metà del XV secolo. L'opera rappresenta un momento, dal punto di vista iconografico, un momento importante e delicato, ma anche molto discusso, della teologia cristiana, quello del trapasso appunto di Maria. Un episodio che viene narrato, come spesso accade, nei Vangeli apocrifi e che poi si è arricchito di una serie di dettagli e modifiche nel corso della storia attraverso la letteratura cristiana. Quello che è rappresentato nel dipinto di Riccia è proprio il momento in cui Maria è distesa sul catafalco, ricoperta da un manto nero e appoggiata su un elegantissimo e raffinato tessuto dorato. Tutto intorno si dispongono 11 apostoli, Giuda Iscariota chiaramente non c'è più, e sono lì a pregare intorno alla Vergine. Il racconto di questo episodio, che appunto dai Vangeli apocrifi è stato poi tramandato nella letteratura, riporta alcuni elementi, tra cui la presenza al centro e anche nel dipinto di Riccia è riconoscibile di San Pietro, che secondo la tradizione fu il primo a visitare la Vergine pochi giorni prima di morire. Al suo fianco si riconosce il più giovane degli apostoli, San Giovanni, che sorregge l'aspersorio. Se questa è, diciamo, la rappresentazione della parte centrale del dipinto, due elementi aiutano a diciamo, caratterizzare ulteriormente dal punto di vista iconografico la storia rappresentata. Sono in basso una figura di un uomo che è steso per terra di spalle con le braccia protese verso l'alto. La tradizione vuole che si tratti dell'ebreo Ruben, il quale durante il trasporto del corpo della Vergine verso il sepolcro tentò di ribaltare il catafalco e secondo la storia anche di dargli fuoco, ma il tentativo fu interrotto dall'arrivo di un angelo con la spada che tagliò le braccia dell'ebreo. E l'angelo con la spada anche nel dipinto di Riccia è rappresentato nella parte alta. Nella tradizione l'angelo con la spada poi è stato individuato appunto in San Michele, che in alcuni dipinti che rappresentano la stessa iconografia è colui a cui Gesù affida l'anima della Vergine assunta in cielo. Quindi è interessante questo dipinto, il dipinto di Riccia, non solo per la qualità estremamente alta della tecnica e dello stile, ma anche dal punto di vista iconografico. Si tratta di una committenza alta che diciamo abbonda anche dal punto di vista proprio della materia in oro e quindi ci fa pensare che solo una figura così importante come Bartolomeo III, che aveva tra l'altro tantissimi agganci e tantissime relazioni
relazioni con Napoli possa aver sostenuto e voluto un'opera così importante nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta.